Parte oggi la Super League qui nei campetti sulla SP312 e c'è un ospite d'eccezione, l'allenatore della Battipagliese Fiorello Lerro, che darà il calcio d'inizio. Poi a seguire ascolteremo anche uno degli organizzatori. Sono molto contento ed onorato di poter dare il fischio d'inizio a questa bella competizione organizzata dalla famiglia Rocco qui in questo centro sportivo. Insomma, questi giovani, questi ragazzi che si cimentano qui in questi tornei possono distrarsi, possono portare avanti insomma, quello che è la goliardia del gioco del calcio, che è lo stato puro e quello che in realtà serve per far sì che queste iniziative possano essere sempre maggiori. La prima Super League Battipaglia, ci rifacciamo a quello che nel corso dell'estate è stato un po' il tram tram dei social, del giornalismo sportivo, in quanto la maggior parte di alcune società professionistiche volevano realizzare questa Super League. Noi è il primo anno che la facciamo, veniamo da altre esperienze, 7 anni di Premier League, torneo amatoriale. Quest'anno la prima Super League prende il via stasera, come dicevi tu, sulla struttura ASD Champions Soccer dei fratelli Pasquale e Lorenzo Rocco, con 12 squadre partecipanti. Il torneo si articolerà in un girone di andata e ritorno all'italiana e tutte e 12 le squadre accederanno ai play-off. Le prime 6 direttamente ai quarti di finale, le ultime 6 faranno due preliminari in modo da decidere le ultime 2 che accederanno ai quarti di finale. La vincente del campionato dopo il girone di ritorno riceverà un trofeo e saranno premiati anche il primo, il secondo e il terzo classificato dopo i play-off. Ogni mese premieremo il miglior capocannoniere e il miglior portiere. Miglior portiere è quello che subirà meno gol nell'arco del mese. Inoltre è un torneo che riprendiamo dopo circa 2 anni di stop per il Covid, in cui abbiamo dovuto tenere fermi i tornei amatoriali, come tutti sanno, e stasera ripartiamo alla grande con la prima Super League Battipaglia, sperando che sia un torneo con il fair play di tutte e 12 le squadre. Sono squadre importanti in cui troviamo alcuni calciatori che già hanno militato nei nostri tornei negli anni precedenti.